Ciao ragazzi, oggi parleremo di vettori. Un vettore è univocamente determinato se formiamo tre numeri, che sono le tre componenti, chiamate genericamente ax, ay, az. Possiamo esprimere un vettore attraverso le sue componenti espresse tra parentesi, oppure attraverso questa somma. A vettore uguale a x, i più a y, più a z, k. I, j e k sono detti versori, ossia vettori di modulo unitario, di modulo 1, diretto lungo gli assi cartesiani, x, y, z, che adesso vediamo con GeoGebra in 3D. Ok. Disegniamo il vettore i, o meglio il versore i, usando lo strumento vettore, Ecco, questo è il versore i, questo è il versore j e questo è il versore k. Vettori di modulo unitario diretti lungo i tre assi coordinati. Cancelliamo i tre versori che per il momento non ci servono e torniamo un attimo alla teoria, o meglio a chiederci quando due vettori sono fra loro paralleli. Beh, è molto semplice rispondere a questa domanda due vettori a e b sono paralleli tra di loro se e solo se b è uguale k a con k un numero eh, reale diverso da 0 cioè i due vettori devono essere proporzionali per esempio il vettore a 1-1 3 è parallelo al vettore b 3-3 9 perché le componenti sono direttamente proporzionali 3 fratto 1 fa 3 meno 3 fratto meno 1 fa 3 e 9 fratto 3 fa 3, quindi b uguale 3a. Possiamo facilmente verificare con GeoGebra, quindi ritorniamo al nostro ambiente in 3D, prendiamo un vettore a che ha componenti meno 1, 2, 3 e un vettore b, in questo caso che ha componenti meno 2, 4, 6. Come possiamo vedere sono paralleli e il rapporto fra le loro coordinate in questo caso è esattamente 2. Potremmo prendere un rapporto 3 e sarebbero ancora paralleli, così pure un rapporto 4 che adesso esce per un attimo dal disegno, possiamo farlo rientrare rimpicciolendo del disegno, oppure anche 5. Ma anche se prendessimo un valore negativo B sarebbe parallelo ad A, o meglio si dice che è antiparallelo. In ogni caso giace sulla stessa retta, sulla stessa direzione. Bene, facciamo un passettino in avanti e andiamo a definire un prodotto molto importante fra vettori chiamato prodotto scalare. Il prodotto scalare fra due vettori a e b è un numero che si calcola in questo modo facendo ax per bx più ay per by più az per bz. Si può anche dimostrare che questo prodotto scalare, oltre che calcolato in base alla definizione, può essere anche calcolato attraverso il prodotto fra i moduli e il coseno dell'angolo compreso, compreso fra i vettori A e B. In questo disegno vediamo i vettori A e B colorati di viola e di giallo, e l'angolo che mh, si distingue malapena essere di 40, alfa e 40 gradi quindi il prodotto scalare di A per B potrebbe essere calcolato nel modo con cui è stato definito, oppure attraverso il prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo compreso. La dimostrazione di questa proprietà è abbastanza semplice se viene svolta in due dimensioni, per cui ve la propongo velocemente. Un disegno che ci può aiutare è questo, meglio se lo vediamo utilizzando GeoGebra in due dimensioni. Abbiamo il vettore a e il vettore b. L'angolo beta è l'angolo che il vettore a forma con l'asse delle x. L'angolo alfa è l'angolo fra i due vettori a e b. Ax si può calcolare come modulo di a per il coseno di beta. Ay come modulo di a per il seno di beta. Mentre le componenti del vettore b si possono calcolare, per esempio, Bx come modulo di b per il coseno di alfa più beta e BY come modulo di b per il seno di alfa più beta. Bene, rivediamo queste proprietà per iscritto. Quindi ax e a cos beta, eccetera, eccetera. Sostituendo nel prodotto scalare, otteniamo questa espressione. Si può raccogliere a fattore comune un a per b, modulo di a per il modulo del vettore b, poi si eh, utilizzano le formule di sottrazione del coseno in questo caso e si ottiene esattamente che a scalare b è uguale a modulo di a per il modulo di b per il coseno dell'angolo alfa. L'importanza di questa formula... Sta nel fatto che se due vettori sono perpendicolari fra di loro ovviamente l'angolo è 90 gradi, quindi il coseno è 0 e il prodotto scalare è 0. È facile dunque stabilire se due vettori sono ortogonali, basta eseguire il prodotto scalare, per esempio, in questa forma e verificare che faccia 0. Vediamo un esempio. Verificare che il vettore v 2 1 è perpendicolare al vettore w1,5,3. Eseguiamo il prodotto scalare. 2 per 1 fa 2, più 1 per 3 che fa 5, più meno 1 per 5 che fa meno 5 e quindi in totale 0. v e w sono ortogonali fra di loro. Per avere una conferma grafica usiamo GeoGebra in 3D. Togliamo i vecchi vettori a e b e introduciamo il vettore v. Il vettore v è questo qua viola, possiamo anche ingrandirlo a coordinate 2-1-1. Il vettore v quello di prima, ha componenti 1, 5, 3. Verifichiamo che sono perpendicolari. Usiamo il comando angolo fra v e v. L'angolo fra v e v come ci viene presentato da GeoGebra è proprio di 90 ⁇ I due vettori sono ortogonali, come già il calcolo ci aveva predetto. Riassumiamo quanto visto finora dicendo che due vettori sono fra loro paralleli se le componenti sono proporzionali mentre due vettori sono perpendicolari se il prodotto scalare fa zero. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima lezione con geogebra in tre dimensioni.